e a quello che ho parlato, ma poi non c'era la e forse neanche per il giorno, ma è stato approvato allora il grande, la grande intenzione di fare una strada commerciale, strada commerciale la statale 66, ma è contorno fino a Montelupo. Mentre Montelupo 10-12 anni fa si dette subito ad affare, ha creato tutte quelle famose strutture nella zona, dalla zona industriale alla zona naturalmente artigianale, tutto purché rispettassero i parametri, cioè stare quella distanza dalla strada statale 67, che stesse a quella distanza che ci fosse anche qualche gente. Montelupo si è precipitata a dare subito le azioni, quindi nemmeno un po'. Non con la statale 67, che doveva essere una strada commerciale, non è nato niente, di niente, di niente fino ad oggi. Perché facendo nascere quelle strutture si doveva far nascere anche la promessa per cui era stata venduta la sabbia, cioè venduta la supera che ci facesse un centro commerciale. Era chiaro che la supera voleva fare il centro commerciale, non ci voleva fare una pista di pattinaggio. Quindi è solo un'aspettanza che oggi da sopra è passata qua, ma è solo un'aspettanza che loro hanno diritto previo rinuncia all'azione legale a suo tempo e dopo l'accordo con i film sottoscritto e registrato di cosa che ci sa che è a disposizione dei titolari che ci ancora e che io credendo che fosse a conoscenza di ma sarebbe stato interessante vedere dove lì naturalmente si faceva giustamente si riconosceva della supera allora quante oggi erano tutte quante furono tutte accettate tutte si ritirassero in mezzo dalla nazione legale. Quando gente ci vede. Oggi c'è il tempo sul pagliato. Ma chi è? Senza dubbio ci viene il centro. E per poi? No. E per ora? Per ora si è libera. Finalmente la gente ha contato per bene il mio stato. Per fare questo. Ma non è che una costruzione per commercio, per la strada commerciale. In 37 minuti da piazza vediamo lì a piazza della signoria a Firenze senza dubbio per il 67 saltava bene lì ma la statale poteva rimanere invece che è stata avanzata da questa volontà di farci tutta una nuova una linea commerciale di la strada commerciale da poco risultato e come vedete oggi ce ne cambiamo e cambiamo, ma non si può probabilmente pretendere, anche se mi piace, che venga un'altra struttura che naturalmente ha un posto occupato, come sappiamo, nella grande istruzione, che porta via tre punti di distribuzione o fermentazione. Allora in cambio perché bisognerebbe dare la rivitalizzazione, al centro storico, non facendo e dando degli istituti permessi per i pub e per il panino terra e per il panino di lì e il posticino per fuori e per la gelateria e il posto per fuori. Già è stretta la strada per il pub, per il cucino, per gli altri e continuiamo a dargli il permesso di mettere fuori i posti dove starsi un po' sedere. Ma chi ha comprato prima non lo sapeva che c'era il posto. Si doveva lanciare, non si sa come, non gli si possa dare una possibilità di 8, 10, 15, 16 metri fuori dal locale di distribuzione. Non si doveva dare il permesso del locale, perché ridotto a Firenze dove gli hanno messo finalmente un fermo, non la vogliamo, non vogliamo che diciamo, il giro dentro sia ridotto a panini, i giovani che non hanno più solo che toccare panini, e vengano meno e se ne c'è che si vede. Infatti vabbè, ho andato a vedere vicino del colore, se non c'è qualche manifestazione particolare,
sei in giro di 2 anni fa, o addirittura fossi stato in giro di 4 anni fa. Certo, ci credi tutto che naturalmente possa esserci o possa nascerci in futuro qualcosa, ma non credo a quel punto che debba nascere qualcosa come una roba morta da 4 anni, 30 negozi, CGL, sindacato, studi medici, farmacia, sia stradale sia civile, in cui addirittura ci sarà fatta una deviazione apposta dalla fine di entrare lì, quando ci abbiamo pagato tutto la coppia, una per una, non la coppia, tutto il 10. Qua, quello che invece è stato chiesto molto più giustamente, si è impegnato, quindi in commissione così ha detto, la PAM ha fatto, e fra qui anche qualche giorno. Però, vogliamo prendere spunto che c'è stato detto di fare la pista ciclabile che diminuisce fino a qui, o non intendiamo farla perché non intendiamo favorire qualcuno che vada alla mamma? Perché certo felici la coppia non è, questo è chiaro. Quindi ecco, in questo intervento vuol dire che questo è dovuto, ci sono i ma eccetera che vengono sviluppati ora in seguito con l'intervento anche della Rosetta. Grazie. L'atto che andiamo a provare stasera è, come diceva il sindaco, l'atto conclusivo di una questione che la città di Annusa, che viene da Marenni Vero, che sta sotto la sua famiglia del 1996, quindi è 14 anni, è stato già un pezzo, una situazione sicuramente anomale. Aggiungo io, il sindaco forse anche peggio, degli anni, e che va a concludersi stasera, diciamo, una sorta di conclusione in sordina, si sta discutendo, si sta approvando ciò che legittimamente il Consiglio Comunale deve esaminare e approvare, cioè dal piano di recupero, che questo deve fare il Consiglio Comunale, dimenticandoci però, almeno da parte della Giunta, di quantomeno il segno anche di, come dire, rispetto verso di umani, soprattutto verso quelli che non devono permettere, soprattutto verso quelli mobili, visto che non più tardi di una fase così normale si è trovato perlomeno delle scienze. Quindi io mi aspettavo che la Giunta proprio questo periodo venisse in consiglio normale e tutta questa conclusione, tutta questa vicenda avvenisse in maniera un po' trasparente, ma trasparente nei confronti di tutto quello che è successo in questo era. Ripeto, non voglio neanche per me, perché io ho seguito questa vicenda anche nella legislatura precedente, c'è stata il Consiglio Comunale è stato chiamato a votare una osservazione fatta dagli stessi segretari della PAM, regolamento urbanistico, poi c'è ancora un po' che anche su quella fu fatta in una maniera che io anche credo che ci vedo uscire dall'altra. Però proprio per questo motivo, proprio perché è una questione che da 14 anni su cui ci sono state dei problemi grossi, diceva Prima Cioni, una richiesta tanti di 20 miliardi delle vecchie lire, ex sindaci, ex assessori, ex dirigenti comunali. Ex ha visto ex sindaci, ex assessori, ex dirigenti comunali denunciati in quella, insomma, una questione non di poco. E secondo me l'Ordine voleva che concludere degnamente questo cerchio, si venisse in Consiglio Comunale e quantomeno si percorresse in maniera anche in maniera veloce. Quindi la questione, ripeto, nata male e anche lì io, anche nella scorsa legislatura, non c'è mai stato modo di approfondire i motivi che avevano portato a questo atto, diciamo, di contenzioso con l'amministrazione comunale e dalla prima e fanno tutti. Gestire a peggio perché io non dimentico l'affronto, diciamo così, in maniera esaurazione fatta che possiamo un elenco di quando l'assessore Matteoli ci propinò e ci portò in votazione un'osservazione della PAM dicendoci che se non avesse nulla di consiglio